La night routine, la routine della sera, che in realtà sarebbe quella della notte. In casa normale invece abbiamo deciso di farla iniziare nel tardissimo pomeriggio, ovvero intorno alle 6, 6 e mezza, quando decidiamo di lasciare la spiaggia e andiamo a fare la spesa. La spesa andiamo a farla in 2 o 3 supermercati, perché ci piace scoprire, andando alla ricerca dei nuovi supermercati. Ad esempio qui abbiamo scoperto il mercato che su da noi d'Aosta non c'è, ma alla fine siamo rimasti fedeli alla Lidl, semplicemente perché conosciamo i prodotti. Chi si occupa di caricare e scaricare tutto è sempre Mile. E questo giorno in particolare, rientrando a casa, abbiamo trovato questo cesto meraviglioso da dei vicini, sì, insomma, persone semplicemente conosciute un giorno prima, le quali ci hanno lasciato questo e poi il giorno dopo un altro cesto di frutta. Tornate da casa, mettiamo a posto la spesa e godiamo di questo totale silenzio, di questa totale pace alla quale alla fine noi, come sapete, siamo abituate. Prendere la casa proprio sul mare, secondo me, non avrebbe fatto per noi. Magari per 10-15 giorni sì, ma non di più. Questa casa è stata scelta proprio per la posizione. Tornate dalla spesa, non abbiamo dei compiti definiti, la chiamiamo routine perché bene o male queste sono le cose che facciamo, però non c'è un chi fa questo e chi fa quello, ognuno fa quello che gli va, ma le cose da fare, ecco, diciamo così, sono quelle di prendere, andare a svuotare, a lavare tutti i contenitori del mare, recuperare le cose che si possono recuperare, tipo le bottiglie di plastica, e poi andarsi a togliere tutta la salsedine del mare e spalmarsi di crema super idratante, magari all'aloe. E poi giunge l'ora delle lavatrici. Le lavatrici le facciamo la sera, non tutte le sere, e i costumi o altro, insomma, alcune cose decidiamo di lavarle a mano. Iniziamo poi a preparare la cena e anche qui una delle due va a stendere la prima lavatrice che ha finito, perché alle volte ne attacchiamo anche due di seguito, dipende un pochettino dalle cose che abbiamo da lavare. Anche perché per quanto riguarda i lavori, le pulizie di casa, tendenzialmente adesso qua nel video non sono riuscita ad inquadrarle, però li facciamo la sera proprio per non andare a sprecarci la giornata, perché come avete visto nel mattino ci alziamo, proprio il tempo di fare due cose e andiamo in spiaggia molto presto. Alla sera dipende un pochettino dal tempo, dal fresco, dalla temperatura, ecco, non mi veniva la parola. Decidiamo se mangiare fuori o mangiare dentro. Ed in ogni caso c'è sempre Mile che mi fa ridere con le sue facce buffe. Arriviamo alla sera che io sono davvero stanca. Non chiedetemi perché. Sicuramente perché faccio un po' di attività fisica in spiaggia e se riesco ve la farò vedere. Però boh, mi sento stanca forse perché mi sto semplicemente rilassando. Ma questo è tutto un altro discorso. Finita cena, iniziamo poi a ripreparare da mangiare.
prepariamo da mangiare per il giorno dopo, quindi per il pranzo da fare in spiaggia. E anche qui andiamo a seguire la dieta che a mille, e ci sono cose che mi piacciono, le faccio anche per me, altrimenti io mi preparo qualcos'altro. Ultimo, ma non per ultimo, dobbiamo anche lavare la macchina, o meglio, mi leva semplicemente a togliere un po' di salsedine, non è la salsedine, è la polvere che si forma con la sabbia, non mi veniva la parola. Ogni tanto alla sera usciamo, ma capita davvero di rado, perché il più delle volte io sono davvero stanca e dopo aver fatto tutto me ne vado praticamente a dormire, e non vi dico a che ora perché mi vergogno di dirvi l'ora al quale io vado a dormire. Invece le volte che non usciamo ci mettiamo un pochettino sul divano a guardare il televisore, è l'unica cosa che mi tiene un pochettino più sveglia in modo da far compagnia a Mile, è un gelato bello fresco. Ma poi intorno alle, ve lo dico, 9:30 mi inizio davvero a crollare e quindi vado a prepararmi per la notte. E finalmente andiamo a letto. Dico finalmente perché tutte le volte devo convincere Milena a venire a letto con me, perché non mi va di andare a letto da sola, perché non sono abituata e perché ci impiego un pochettino, tanto, ad abituarmi in questo letto nuovo, in questa nuova camera. E quindi lei non vuole venire a letto perché è presto, però poi alla fine riesco a convincerla e quindi viene a letto con me. Lei si guarderà la tele e io dormirò tranquilla. Dopo all'incirca 4 minuti e mezzo riesco a trovare finalmente la posizione e finalmente una casa normale, va a dormire. Grazie per aver guardato questo video. Buonanotte a me, buona giornata a voi e a presto.